Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Con questa puntata apriamo una lunga serie di momenti di approfondimento, di confronto e di dibattito sulle prossime elezioni amministrative che coincideranno il 26 di novembre con il 26 di maggio con le europee. L'Election Day che in Abruzzo riguarderà numerosi comuni, il più importante dei quali è Pescara. Su Pescara è iniziato da qualche giorno un voto dei lettori del quotidiano Il Centro, che stanno spedendo tantissimi tagliandi allegati alle copie proprio dell'edizione di Pescara in redazione e nelle edicole per poter designare il loro sindaco ideale. È iniziato quasi da una settimana questo suffragio cartaceo, in qualche modo, che riporta un po' ai tempi in cui non c'era Facebook, non c'erano i mi piace, insomma a una partecipazione diretta in qualche modo dei cittadini, dei lettori ed elettori. E allora abbiamo iniziato a trarre i primi consuntivi parziali che hanno in qualche modo offerto quella che noi chiamiamo una nomination ai primi tre più votati dai pescaresi che sono presenti nei nostri studi in una trasmissione nella quale li conosceremo più da vicino. Sono volti noti della politica pescarese e assieme a loro e a un collega della redazione Il Centro, presenterò tutti uno alla volta perché voglio creare anche un po' di suspense, cercheremo di capire qual è l'indicazione che c'è dietro questo pronunciamento da parte dei pescaresi. Allora, iniziamo con il terzo più votato di questi primi giorni. Io saluto e ringrazio Fabrizio Rapposelli, esponente di Fratelli d'Italia. Buonasera, benvenuto, bentornato negli studi di Rete 8. Diciamo il numero 3 nelle preferenze parziali dei lettori del quotidiano Il Centro. Al numero 2, vediamo chi c'è, Moreno Di Pietrantonio. Buonasera Di Pietrantonio. Buonasera. Che è il segretario del Partito Democratico di Pescara ed è il numero 2 appunto tra i più votati. Guida questa classifica provvisoria di cui non abbiamo i numeri perché i numeri sono in costante elaborazione, abbiamo bloccato insomma questa rilevazione alla tarda mattinata di ieri. Luigi Alboremascia, buonasera Mascia, direttore, che a Rete 8 insomma è di casa ma per ragioni sportive ed è stato già sindaco di Pescara, esponente di Forza Italia. A rappresentare la mia compagnia in questo viaggio attraverso le indicazioni dei pescaresi è l'amico e ormai anche lui volto noto qui di Rete 8 del quotidiano Il Centro, Lorenzo Colantonio. Bentornato, buonasera, Lorenzo. Buonasera, grazie. Bentornato. Allora, Lorenzo, intanto io ho cercato di spiegare, non ti ho voluto far vedere all'inizio perché ho voluto creare la suspense sui primi tre, però insomma vorrei che tu ci dicessi più appropriatamente in cosa consiste questa iniziativa del Centro, un'iniziativa che parte da lontano nella storia di questo quotidiano. Sì, ti parlo da veterano del tagliando, del sistema del tagliando, hai detto bene tu, antesignano di Facebook, perché è un modo per dire mi piace, e che ideai la prima volta nel 2003 con la prima elezione di D'Alfonso. Pensa che all'epoca arrivammo a 98.000 taglianti e il sondaggio venne vinto da chi poi diventò sindaco, cioè Luciano D'Alfonso. Poi velocemente ti dico, e l'ho ripetuto a Teramo, con 55.000 taglianti, vinse Brucchi che diventò sindaco, Giulianova vinse Mastro Mauro, anche lui diventato sindaco. L'ultima volta l'ho fatta a Chieti con numeri considerevoli, considerando anche il fatto che ormai Facebook impera, arrivavamo quasi a 40.000 taglianti, vinse Mauro Febbo, ti devo dire sindaco in pectore perché poi si fece da parte e aprì la strada a Umberto Di Primio. Adesso lo stiamo facendo su Pescara e ti voglio subito dire che cosa significa e cosa sempre significa per me questo meccanismo questo sondaggio dei tagliandi. Significa uscire fuori dalle stanze chiuse della politica, significa dar voce veramente ai cittadini e alle persone che così sono vicine agli aspiranti amministratori. È un modo per davvero fare democrazia partecipativa, cioè quando la politica riesce a farsi da parte e
e a non decidere più nelle stanze chiuse, si dà realmente la possibilità di sondare il polso dei cittadini, che è importante adesso, lo dimostrano proprio i social. Perché poi, insomma, andare in edicola, acquistare un quotidiano, ovviamente per il piacere di leggerlo, ma anche con l'intenzione di pronunciare una propria intenzione di voto, è già un atto positivo, non passivo, della partecipazione politica. Questo va sottolineato. Io chiedo, appunto, nel presentare in un primo rapidissimo giro i tre aspiranti sindaci, o perlomeno chiederò loro intanto se intendono avanzare una loro candidatura ufficiale, voglio proprio chiedere questo, cioè vi siete in qualche modo mobilitati personalmente per spingere questa vostra candidatura, oppure c'è stato in qualche modo un po' di sorpresa ieri pomeriggio quando vi ho chiamato per invitarvi a questa trasmissione? Lo chiedo a Rapposelli, ovviamente, per primo, essendo al numero 3, ma un numero 3 provvisorio. Sì, per me è stata una graditissima sorpresa. Io non ho spinto nessun amico, né tantomeno dei miei elettori, quindi ieri quando lei mi ha chiamato per invitarmi questa mattina e questa sera alla trasmissione sono stato veramente molto contento. Non le nascondo però che in passato, in un recente passato, ma anche qualche tempo fa, ho diverse spinte, la gente, i cittadini vorrebbero appunto questa mia candidatura, ma ovviamente se lei mi chiede se io mi candido o non mi candido, se volessi candidarmi, le posso solamente dire che oggi che sono transitato in un partito come Fratelli d'Italia sono l'ultimo degli arrivati, quindi quello che il partito dovesse decidere a me sta bene, quindi questa è la mia risposta. Non le nascondo che la mia esperienza precedente in provincia da vicepresidente mi ha fatto toccare con mano e soprattutto dare anche la concreta dimostrazione anche agli elettori o ai membri, comunque non solo miei amici di giunta, ma anche a tutti coloro i quali mi hanno seguito in quel periodo, che sono una persona estremamente concreta, che piace affrontare i problemi e prendere, come dico sempre, il toro per le corna e cercare di risolvere le varie problematiche che mi si sottopongono. Bene, con Antonio la stessa domanda, intanto le chiedo se la sua candidatura è sul tavolo del centro-sinistra, in qualche modo della coalizione, e le chiedo anche un commento su questo risultato che in termini numerici, ripeto, non è ancora definito del tutto, perché ovviamente il sondaggio prosegue, il voto prosegue, ma comunque è di rilievo essendo al secondo posto provvisorio. Ah sì. Ti ha ribattezzato con Antonio, ecco. Pensavo, Di Pietrantonio. Sì. Vai. Bene, no, ti ringrazio per anche me. Quando è arrivata la telefonata ieri sera sono rimasto sorpreso, perché non pensavo, ma non pensavo perché prima di tutto non ho spinto assolutamente questo risultato, ma chiaramente come tutti gli altri colleghi, ma tanti altri, abbiamo tanti amici, tante persone, ognuno di noi ha persone che insomma vorrebbero che ci si candidasse a sindaco o insomma ci si impegnasse sempre di più nella politica della città. Mi ha fatto molto piacere, chiaramente, perché evidentemente c'è un riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni, sono ormai già diversi anni che c'è questo impegno per la città. E poi volevo dire al giornalista Colantonio che è una sorta un po' di primarie in qualche modo, no? Perché noi come partito abbiamo lanciato le primarie qualche anno fa e credo che sia uno degli strumenti più democratici che esistano in politica, e quindi insomma anche questo, che sembrerebbe un gioco, ma insomma sicuramente ha un suo significato, un suo perché rispetto alle idee e alle preferenze dei cittadini e delle persone. Mi piacerebbe fare sindaco? Sicuramente, ma io sono oggi anche tra l'altro segretario del partito e sono a disposizione del partito e sto lavorando per cercare la soluzione migliore, che non deve essere necessariamente la mia, ma chiunque essa sia, dobbiamo trovare la soluzione migliore per provare a vincere di nuovo sulla città di Pescara. Io chiaramente metterò a disposizione in qualsiasi ruolo la mia esperienza e soprattutto la mia passione e la mia disponibilità verso
di cittadini che è riconosciuta un po' da tutti nella città di Pescara, ma con grande entusiasmo e con grande voglia di fare, perché per me è davvero una passione. Bene, Luigi Mascia, ovviamente la domanda è uguale, lei è uno dei nomi insomma, su cui i giornali si stanno scatenando in questi ultimi giorni, e quindi insomma, si può dire che la sua candidatura in qualche modo è in campo, ecco, volendo fare un passettino in avanti. Rispetto a questo suffragio dei pescaresi, anche avendo fatto il sindaco, quindi avendo conosciuto oltre che gli onori anche gli oneri di questa carica per 5 anni, insomma è una cosa che si aspettava in qualche modo. È una bella soddisfazione, intanto faccio i complimenti al centro e a Rete 8 per l'iniziativa che ha descritto poi Lorenzo Colantonio, perché coinvolge la gente, coinvolge gli elettori, coinvolge i cittadini, potrebbe coinvolgere anche chi magari non vota, potrebbe coinvolgere anche chi non ha la maggiore età e può esprimere comunque un voto di simpatia che può essere per chiunque. Adesso faccio i complimenti agli altri che sono qui in studio per il risultato, ma personaggio molto noto a Pescara potrebbe essere Pillon, qui poteva esserci magari anche l'allenatore del Pescara, proprio perché il senso di questa iniziativa che voi avete lanciato è un senso molto aperto. La gente però poi ha selezionato in realtà 3 personaggi della politica. Se mi aspettavo questo risultato, allora in questo risultato c'è sicuramente il contributo delle persone che mi vogliono bene, degli amici. Oggi non abbiamo soltanto Facebook, con strumento con il quale peraltro ho pubblicizzato l'iniziativa, perché è una bella iniziativa e quindi non c'è nulla di male nel divulgarla e nell'invitare le persone che magari ti seguono sui social anche a dare il loro contributo. E poi c'è un altro strumento, che è quello comunque che i nostri telefoni ci offrono, cioè i WhatsApp, i messaggi, e quindi la possibilità anche di sensibilizzare, sollecitare, e anche qui non c'è nulla di male, le rubriche che chi svolge attività per la comunità ha in maniera consistente e affollata su questa iniziativa. Poi credo che in questo risultato, che mi dà la possibilità momentanea di essere al primo posto, ci sia anche un voto di opinione, e questa è la più grande e bella gratificazione per chi svolge attività politica, cioè quelle persone che non si conoscono direttamente o che comunque hai conosciuto magari in maniera rapida, ma che hanno rafforzato in loro la stima per chi ha avuto un ruolo, per chi ha avuto l'onere di condurre una città. E io credo che in questo risultato davvero gratificante e lusinghiero, che è solo all'inizio, ci sia anche e soprattutto un voto di opinione. Questo davvero, lo ribadisco, per un politico è una grandissima gratificazione ed è una grandissima soddisfazione. Allora, Colantonio davvero in questo caso. Allora ti chiedo, Lorenzo, le curiosità, i retroscena di questi primi giorni di scrutinio nella redazione del centro. Sono arrivati i tagliandi dalle edicole, che sono divise in vari punti della città, i punti, appunto, le urne su cui sono state espresse queste preferenze. C'è qualche nome curioso, come faceva capire anche Mascia, qualche sportivo, qualche uomo di cultura, qualche personaggio che sicuramente non sarà poi candidato sindaco, ma soprattutto lo spirito dei lettori, anche se non possiamo dare dei numeri che sarebbero per forza di cose parziali, anche la reazione che c'è stata rispetto a questa iniziativa che avete lanciato. Poi ovviamente sarai tu a fare le domande. No, guarda, ti faccio questa brevissima riflessione. Ha ragione Luigi quando parla di primarie aperte in assoluto, dove basta togliere una sola lettera per passare dagli elettori ai lettori. Le primarie aperte portano anche a ricevere tagliandi con nomi e così impensabili, anche di imprenditori che sembravano spariti. Alcuni tagliandi ci hanno permesso anche di fare un recupero della memoria storica. Vorrei però metterti in evidenza un passaggio importante. Questo sistema dà soprattutto visibilità a chi aspira a diventare sindaco di questa città, dà a lui la possibilità di raccontare, di parlare, di spiegare i propri progetti. Lo può fare adesso su 2 vettori, uno cartaceo tradizionale, che come avete visto sta avendo una rivincita sui social, perché questa iniziativa sta colpendo l'opinione pubblica, sta attirando
l'opinione pubblica più di quanto le possa fare un social legato agli algoritmi, ad una platea comunque limitata. Qui abbiamo una platea vasta. E poi l'altro vettore, che è quello televisivo, che vi assicuro, per me che lo sto vivendo adesso, è dirompente, arriva veramente nelle case, cioè siamo in due contro il sistema dei social. Tornando a bomba, fino al 7 aprile c'è scritto alle tue spalle, io voglio ricordarlo, perché insomma sì, si può andare in edicola fino al 7 aprile, fino al 7 aprile, e votare anche più volte, insomma. Da visibilità anche agli edicolanti, ai cittadini che vanno a votare, che vengono fotografati, cioè un modo per attivare il senso di partecipazione e di politica. Allora, è una città a cui piace la competizione, moltissimo, questa, moltissimo. È una città che con le scommesse, con la società di calcio, tutto quello che è competizione e agonismo, è contesa, anche sana, come in questo caso. Lorenzo, li lascio nelle tue mani. Ma la prima domanda la faccio a lui, ed è molto semplice. È un esperto di calcio, un appassionato di calcio, eccetera. Come vede questa partita, come una rivincita o come un secondo turno della Coppa dei Campioni? No, non mi piacciono le rivincite, non mi sono mai piaciute le rivincite. La vedo come l'opportunità di emendare magari cose che in un'esperienza passata, vincente, straordinaria, appassionante e anche gravosa, però ha comportato una serie di passaggi che possono essere migliorati in una seconda occasione, quindi non è una vera e propria rivincita, ma è... Bene, siamo tornati in studio. Lorenzo, domande per Di Pietrantonio e Raposelli. Cattive, hanno chiesto domande cattive. Hanno chiesto nella pausa pubblicitaria, sì, domande cattive, in particolare Moreno, Di Pietrantonio. Ti faccio prima una battuta. Che sono Moreno, notoriamente buono. Molto buono. Ti faccio prima una battuta. Sei il politico che ritiene la forma uguale alla sostanza. Mi ricordo una bella idea che tu hai avuto diversi anni fa, quella di connotare la zona di Rancitelli con un nome, Villa del Fuoco, sì, perché anche attraverso la forma si fa sostanza politica. E allora la domanda un po' più cattiva che voglio farti è questa. In questa particolare fase storica della politica pescarese, non pensi che candidandoti o essendo candidato sindaco tu diventi una sorta di vittima sacrificale, un agnello da sacrificare alla politica per quanto riguarda il centrosinistra? Bene, ringrazio per tutte e due le domande. La prima, a cui tengo tantissimo, è appunto questa vicenda di questa parte molto problematica della città che viene denominata Rancitelli impropriamente. Io l'ho scritto sui giornali e dappertutto, tant'è che all'inizio, da parte del arrivando dall'aeroporto, andando verso il centro della città, c'è un cartello stradale in cui c'è scritto Villa del Fuoco, e così pure all'inizio della Tiburtina partendo dalla città. Quel cartello lo feci mettere io, su indicazione e su spinta proprio del bravissimo maestro Plinio Pelagatti, grande fochese, che non c'è più, che non c'è più, ed era un personaggio eccezionale. Ed era un personaggio eccezionale, che fece di tutto per scrivere la storia di Villa del Fuoco, sì, legata alla storia di Pescara, tra l'altro fu uno dei primi insediamenti. Peraltro. E quindi mettemmo questa indicazione, questo cartello stradale. Perché? Perché vedete, l'ex quartiere 3, perché di questo stiamo parlando, ha all'interno, per scelte scellerate fatte tantissimi anni fa, di un insediamento popolare che praticamente concentrò tutte le problematiche sociali quasi della città lì in quel punto. Ma è una piccolissima parte del quartiere, è un quadrilatero, il famoso Ferro di Cavallo e qualche altra stradina, dove appunto c'è la concentrazione di atteggiamenti e comportamenti al limite della legalità o illegali spesso, ma soprattutto, quello che io ho sempre denunciato, comportamenti che non rientrano nelle regole fondamentali della civile convivenza. Questo è il vero punto. E allora, continuando, e questo l'ho detto alla stampa, agli atti delle amministrazioni, che continuano a scrivere e a chiamare Rancitelli, che non esiste.
Non c'è nessuna piazza, slargo, via con questo nome. Ma purtroppo ha un nome che evoca scenari da Bronx, scenari particolari. E perché dico questo? Perché non è giusto per i residenti di quella parte della città. Perché sapete che i ragazzi e le ragazze si vergognano quando vanno in centro, vanno in giro a dire dove abitano, perché gli dicono Rancitelli. Ma guardate che a 5 metri dal Ferro di Cavallo o altre zone lì vicino, a 5 metri c'è un altro mondo, un'altra realtà fatta di gente per bene che lavora, ma anche lì il 99%. E non è pensabile che per alcuni soggetti che hanno questo tipo di attività illegali debbano pagare poi in termini di immagine tutti. E quindi ecco perché mi ha fatto molto piacere questa cosa qui che mi hai detto, e rinnovo l'appello alle istituzioni e anche alla stampa, non chiamarlo più Rancitelli, perché non esiste Rancitelli. Però insomma questo poi è un altro problema. Passiamo alla seconda domanda. Mi dicevi non è forse il momento peggiore per candidarsi a sindaco? Guardate, io non mi sono candidato a sindaco, c'è questo risultato che mi fa molto piacere, tra l'altro. Stiamo lavorando per cercare, con un tavolo della coalizione, per cercare di trovare una soluzione la migliore possibile per una candidatura capace in questo particolare momento di politico, chiaramente, perché non mi nascondo sul fatto che insomma il momento è molto particolare, ma dicevo, un candidato capace di aprire a coalizioni più larghe il campo, il famoso campo largo, per provare a vincere. Io credo che ci siano le possibilità per tornare a vincere, ma il vero punto è un altro, sono i programmi. Noi dobbiamo capire che questa città, che amiamo tutti, io amo tantissimo questa città, che è bellissima Pescara, per chiunque arrivi questa città, c'è bisogno soprattutto di un elemento. Qui c'è l'amico Luigi che ha fatto il sindaco, e lui c'ha un problema, non è che c'ha un vantaggio, c'è un problema che l'ha già fatto il sindaco. Mentre io posso dire quello che dovremmo fare, lui l'ha già fatto il sindaco, quindi non è, l'esperienza l'ha già avuto, e tante altre cose non può dire le faremo, non le ha fatte, le dovrà fare, ma insomma. Beh, io ti posso dire che relativa. Però voi un sindaco ce l'avete uscendo. Adesso insomma, stiamo parlando noi. Se ci sfidiamo su questo terreno, credo che forse non ti convenga molto. No, a me mi conviene tutto. E allora dicevo, adesso finisco. E dicevo, c'è un problema di fondo, che è quello della cura di questa città. Questa città deve essere curata, per essere curata deve essere amata, evidentemente, perché è possibile farlo e non si è mai fatto. Bisogna curarla, non è pensabile, come le migliori città e le migliori tradizioni d'Europa. Questa città deve essere curata, manutenuta. Non è pensata, pulita. È candidato sindaco. Scusate, perché scusate, ce l'ha un sindaco uscente. Ragazzi, scusa, c'è bisogno simpatico di fare ancora di più. Certo. Tu l'hai già fatto, c'è bisogno di fare sempre di più, ma è la prima cosa. Dopodiché arrivano tante altre cose. Domanda per Rapposelli, Lorenzo. Fabrizio Rapposelli è una sintesi regionale, cioè un insieme di Abruzzo interno e costa. E Fabrizio Rapposelli, che da 26 anni è avvocato, no? Sì. E nasce ad Avezzano, probabilmente per caso, però è nato ad Avezzano, un marsicano, cioè la terra da cui partivano i gladiatori per andare al Colosseo, è un combattente quindi. Le faccio questa domanda, non pensa che la partita del centrodestra sia già chiusa perché la Lega arriva, impone la sua legge, ormai dominanti, e quindi per chi non è della Lega e magari è passato da Forza Italia a Fratelli d'Italia, una sorta di sistema di vasi comunicanti ormai nel centrodestra, non c'è più alcuna chance? È possibile sovvertire questo pronostico? Allora, innanzitutto, se mi fa questa domanda vuol dire che lei sa perfettamente i romani cosa dicevano dei marsi, no? Che le guerre si vincono con i marsi o senza i marsi, mai contro i marsi. Quindi questo per farle capire un po' lo spirito dei marsicani, che onestamente che poi i marsicani mi ci rivedo, amano Pescara, cioè c'è un rapporto molto stretto rispetto ad altre realtà. E mi ci rivedo proprio completamente in questo carattere molto, molto forte. Per il resto devo dire che, ritornando al discorso del sindaco, che prima abbiamo fatto un discorso di partiti, credo che sia più corretto fare un discorso di coalizione. Noi già 5 anni fa siamo caduti in una trappola, in un errore clamoroso che abbiamo commesso un po' tutti quanti. Ci siamo presentati con due candidati sindaci, con Luigi
uscente con Guerino, che aveva questa forte voglia di presentarsi anche perché spinto a furor di popolo. Poi purtroppo è accaduto quello che è accaduto, e cioè che abbiamo consegnato la città di Pescara in mano alla sinistra, in mano a Marco Alessandrini. Io credo che questo è un errore che noi questa volta non ci dobbiamo assolutamente permettere, e credo però che i partiti debbano guardare anche un po' e saper leggere il presente, e soprattutto saper individuare la voglia di rinnovamento che si sente e si percepisce in giro per la città, nei negozi, nei bar. Io credo che il cittadino di Pescara, sotto tutti i punti di vista, destra, sinistra, centro, ha bisogno di un rinnovamento della politica, ed è il motivo per cui io ritengo e sono molto contento di questo risultato, e mi metto a disposizione ovviamente non solo di Fratelli d'Italia, mi metto a disposizione della coalizione di centrodestra, e mi metto a disposizione sempre con lo spirito di cui parlavo prima della città di Pescara tutta quanta. Mascia, lei avverte insomma più o meno lo stesso problema di essere una candidatura che nasce dal basso, che viene in qualche modo suffragata da questo consenso nel sondaggio del centro? So anche che ci saranno dei sondaggi interni a Forza Italia in qualche modo, si sconta questa situazione del tavolo nazionale, che potrà essere decisivo, perché di Pescara probabilmente si ragionerà in un discorso che investirà tutte le grandi città in cui si voterà per le amministrative, tra Berlusconi, Salvini e la Meloni. È fuori discussione, questo è fuori discussione, come mi sembra assolutamente legittimo che la Lega in questo momento, reduce da un risultato straordinario delle elezioni regionali del 10 febbraio, rivendichi nel senso migliore, nel senso politico, la possibilità di indicare un proprio candidato per la città più importante d'Abruzzo. E poi dopo ci sono le dinamiche e le logiche della politica. Noi in questo momento all'interno di Forza Italia stiamo ragionando in una prospettiva come quella che descriveva Fabrizio Rapposelli, cioè sempre comunque di una coalizione unita, per non ripetere gli errori del passato, anche perché la coalizione unita ottiene risultati vincenti, li abbiamo avuti poco più di un mese fa in Abruzzo, vincenti e convincenti, con un risultato rotondo, e quindi non si può non replicare il modello che ha condotto il presidente Marsilio a sedere sullo scranno più alto del governatore dell'Abruzzo anche sulla città di Pescara. E quindi all'interno di Forza Italia, partito a cui orgogliosamente appartengo, vi è attualmente un dibattito, c'è cioè una sorta di, per usare un termine calcistico, di preliminari, per poter verificare intanto qual è il candidato unico di Forza Italia. Poi andrà messo a confronto con un candidato X che per il momento non è stato ancora rivelato dalla Lega, e arrivare poi anche considerando, tra l'altro, come diceva bene anche Fabrizio, Fratelli d'Italia, che ha già comunque un sindaco del comune capoluogo di regione, che ha una rappresentanza molto molto autorevole, un gruppo consiliare al comune di Pescara che oggi si beneficia anche della presenza di Fabrizio Rapposelli, ma che ha lavorato in maniera splendida in questi 5 anni, e quindi tutti hanno le carte in regola per offrire un personale politico di assoluto valore e assolutamente qualificato. Poi ci saranno, perché non si vota solo a Pescara, forse se fosse stata solo Pescara protagonista del voto del 26 maggio, la soluzione sarebbe magari stata ricercata all'interno delle dinamiche abruzzesi. Invece si vota in altri comuni capoluogo di provincia, si vota a breve anche in altre due regioni, e quindi è intuibile, evidente, non c'è nulla assolutamente di censurabile, che ci sia un tavolo cosiddetto romano in cui ci saranno e siederanno i principali protagonisti dei partiti del centrodestra, e quindi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che ragioneranno con una visione più ampia. Questo per dire che intanto noi dobbiamo offrire a chi dovrà decidere il miglior personale politico possibile, e di questo sono molto contento, sono molto orgoglioso, perché chiunque sia, vedo che in ogni caso il centrodestra,
che in questi anni tra maggioranza e opposizione ha avuto ruoli importanti e ha comunque formato una classe politica. È chiaro che questa difficoltà un po' in più ce l'ha la Lega, che ha un consenso molto ampio, che rappresenta il rinnovamento, ma che deve ancora negli anni, soprattutto nel centro-sud, perché nel nord questo processo è già avvenuto e si è già verificato e la Lega governa molto bene in molte realtà territoriali, regionali e enti locali, invece nel centro-sud deve ancora formare una classe politica. Classe politica peraltro che è già in via di formazione, perché il risultato del 10 febbraio ha portato alla ribalta personaggi che oggi siedono in consiglio regionale, che hanno avuto un consenso estremamente ampio e che faranno molto bene intorno al governatore Marsilio. Faccio io una domanda. Vai. Moreno, ti vengo in aiuto, Moreno, ti do un assist perché sei stretto tra due politici di centrodestra e non posso dire che tu sia stretto tra falce e martello. Allora, due contro uno, ti do questo spunto. Prova tu a fare le pulci al centrodestra, e cioè la decisione alla fine sarà presa a Roma, in limine litis, magari il giorno alla vigilia di Pasqua, il venerdì santo, attraverso una videoconferenza, e verrà imposto persino il candidato sindaco di Pescara? Da Varese, eccetera. Ma insomma, adesso al di là delle battute, quello che farà il centrodestra, io vedo in difficoltà il centrodestra nonostante i numeri che si dicevano prima, questo vento che credo insomma stia per finire di qui a breve. Chiaro che io penso che Pescara non meriti, lo dico senza nessun problema, un sindaco leghista. La nostra è una città aperta, una città democratica, una città accogliente, una città che ha delle caratteristiche che è stata fatta grande proprio da queste caratteristiche dell'accoglienza, della dinamicità in tutti i sensi, e quindi non credo che meriti un sindaco leghista, e su questo noi ci batteremo fino in fondo. Poi dopo i loro problemi si risolveranno evidentemente da soli, ma per quanto ci riguarda noi siamo a disposizione di una coalizione che stiamo mettendo insieme, e il Partito Democratico con pari dignità in questa coalizione, per cui insomma la scelta poi alla fine sarà quella migliore, che potrà appunto darci qualche elemento in più e qualche possibilità in più di vincere. Ma l'obiettivo sono poi, evidentemente, di cui mi pare che fino adesso non se ne parli, sono i programmi, quello che dobbiamo fare in questa città. Noi non dobbiamo dimenticare, mi viene in mente una cosa a cui tengo tantissimo, che dal 2009, da quando è entrata in scena l'amministrazione di centrodestra guidata da qui l'amico Luigi Arborelasci, è successa una cosa a Pescara incredibile, non è mai successo da nessuna parte. È stato chiuso il porto di Pescara è chiuso, e poi dopo c'era un commissario che si chiama Guerino Testa, sempre di questa coalizione alla provincia, che insomma ha brigato lì per vedere, insomma, senza nessun risultato, il porto chiuso. Noi avevamo, e io ero in giunta e facevo l'assessore proprio a questo settore, due navi che collegavano Pescara con la Croazia, due navi. Dal 2009 in poi non solo non ci sono stati più collegamenti, il porto è stato dichiarato ufficialmente chiuso, pescherecci sono dovuti andare a Ortona e a Giulianova. Moreno, scusami, mi permetto, negli ultimi 5 anni sei stato resistente. Aspetta. Questo. E questa no, ma io voglio dire quello che c'è da fare. No, voglio dire quello che c'è da fare. C'è una cosa gravissima, una delle cose fondamentali, chiunque vinca, è quello di ridare a questa città il porto, cioè di intervenire sul fiume e sul mare, che è la cosa fondamentale, la ricchezza più grande che ha questa città. Ecco, questo volevo dire. Al di là di chi andrà poi a governare. E ci sono sicuramente delle cose che sono successe, sono accadute in passato, in un senso e nell'altro. Questo volevo dire. Dopodiché, sulla nostra situazione politica, non c'è dubbio, il Partito Democratico ha avuto una grande crisi, ci sono stati degli errori, adesso si sta recuperando ampiamente, ci sono i sondaggi che hanno cominciato a muoversi in alto, pare che addirittura stiamo superando quella di 5 Stelle che è in forte crisi,
e quindi diciamo che abbiamo una prospettiva davanti a noi sicuramente positiva per quanto però, riguarda anche la città. Prima della pubblicità che mi stanno chiamando dalla regia e poi ovviamente riprenderemo da Rapposelli, la domanda è questa, proprio allegata al PD. C'è stato un congresso che ha in qualche modo sconvolto gli assetti dirigenziali del PD e ci sono ripercussioni anche in Abruzzo. Chi sceglierà nel PD il candidato del PD per il comune di Pescara? Sarà il PD regionale o il PD di Pescara? Insieme, sarà il PD di Pescara sicuramente, ma insieme collaborando con il regionale, col provinciale, perché noi abbiamo sempre lavorato in questi termini. C'è un tavolo che si riunirà oggi, domani, dopodomani, tutti i giorni, con il segretario regionale, quello provinciale, quello comunale, per cercare di trovare la soluzione migliore. L'ultimo flash, veramente l'ultimo telegramma relativo alla candidatura di Carlo Costantini, che è nel vostro campo, lo stesso campo largo, lo stesso progetto politico? Carlo Costantini ha dichiarato più volte di candidarsi e vuole candidarsi con delle liste civiche. È sicuramente una persona che non sta nel centrodestra, questo è evidente, si sta ragionando e lavorando, sicuramente ci avrà un rapporto positivo con lui, ma lo sviluppo dovrà essere ancora verificato. Vedi Lorenzo, sapevo che erano brevi le risposte, per questo l'ho fatto a questo punto prima della pubblicità, a tra poco. Siamo tornati in studio, Lorenzo, allora per Rapposelli, guarda, sì. Lo spunto me l'hanno dato poc'anzi i due personaggi con la mia destra, sì. Il rinnovamento e i volti nuovi sono in consiglio comunale di Pietrantonio e Luigi dal 98, Fabrizio è arrivata l'ora del rinnovamento, di mostrare volti nuovi? Scusa, la politica sono 5 anni che io non ci sto. Uno ha fatto il sindaco e l'altro assessore. Lui non ha avuto Rapposelli, esperienze amministrative in comune di governo. Solo di potresti essere tu il volto nuovo. Ma diciamo che l'esigenza di rinnovamento a cui prima mi riferivo non è un'esigenza mia personale, è un'esigenza che io noto e che percepisco quotidianamente dai cittadini della città di Pescara. Quindi se lei ora mi chiede se un amministratore che è entrato in Consiglio Comunale nel 1998 sia percepito dai cittadini di Pescara come un vecchio, tra virgolette, amministratore, questo non posso rispondere. Indubbiamente il viso e anche il trascorso, il vissuto anche di un amministratore negli anni pregressi potrebbe avere generato questo sentimento, questa voglia di rinnovamento che io e non solo sentono particolarmente forte. Certo è che comunque la città di Pescara non è che si può mettere nelle mani del primo avventore, su questo non ci piove, quindi ritengo che alla base di una scelta e alla base di una indicazione dei cittadini ci debba essere quantomeno la certezza e l'assicurazione che comunque chi si propone ha alle spalle un'esperienza amministrativa concreta e fattiva e che soprattutto abbia dimostrato sul campo il proprio valore. Io voglio ricordare brevissimamente quello che è il mio trascorso 2009-2014. Luigi era sindaco della città di Pescara nello stesso periodo in cui io sono stato il vicepresidente della provincia di Pescara e ho avuto delle deleghe che onestamente nel luglio del 2009, quando sono stato eletto, non voleva nessuno. Ed era la delega all'edilizia scolastica. Sappiamo perfettamente che la delega all'edilizia scolastica in provincia è la morte civile di un amministratore, perché è semplicissimo sbagliare in quelle deleghe. Perché? Perché ci sono pochi fondi, perché i problemi legati all'edilizia scolastica sono veramente enormi, sono molteplici, soprattutto erano e sono tuttora atavici. Eppure diciamo con il piglio di un avvocato quale sono, come lo è Luigi, noi siamo abituati a ricevere clienti in studio, ad ascoltare soprattutto quali sono le problematiche, e dopo l'ascolto c'è la fase dello studio e poi c'è la fase della soluzione dei problemi, e questa semplicissima operazione che ho bypassato e portato dal mio studio in
in assessorato e l'ho voluta applicare, e devo dire che insomma con grandissima soddisfazione, ma non tanto per me, la soddisfazione è stata per i tantissimi operatori del mondo della scuola che hanno visto veramente il mondo della scuola in questi 5 anni completamente ribaltato come un calzino. E a me non può che aver fatto piacere, e soprattutto questa è la mia unica garanzia, oltre ovviamente al grande impegno che di solito metto nel mio lavoro in qualunque tipo di attività amministrativa che fino ad oggi io ho svolto. Hai avuto la delega all'edilizia scolastica in provincia nell'anno del terremoto. Ecco, infatti. Sì. Solo a distanza di 8 anni, ne ho così una conoscenza personale, il concetto, la cultura di indice di vulnerabilità degli edifici scolastici è diventato pubblico e dominante. Quindi hai avuto una delega difficile nell'anno del terremoto, guidando al buio, non conoscendo cioè gli indici di vulnerabilità delle scuole della provincia di Pescara. Sì. Lorenzo, io ho una domanda per te a questo punto. Ma perché sì, a questo tavolo non c'è nessun rappresentante del Movimento 5 Stelle? Per chi hanno votato? Hanno votato? Dacci qualche numero rispetto. Guarda, c'è una candidatura ufficiale già formalizzata. C'è una cosa che ha connotato. Forse già il fatto che si sappia chi è il candidato, la candidata. E faccio una proposta che è anche una sfida ai 5 Stelle. A connotare queste iniziative del giornale, quelle passate, recenti peraltro, c'è questo elemento, l'assenza dei 5 Stelle. Mi domando perché? Perché è un sistema chiuso? Perché il punto di riferimento è una piattaforma Rousseau con dei risultati che in alcuni casi sono stati anche criticabili? Ti faccio l'esempio, le regionarie fatte nell'estate scorsa hanno dato per vincente Pettinari, la candidata presidente è stata la seconda, cioè la Marcozzi, tant'è che qualcuno ironizzando e scherzando ha parlato di pettinarie. Quel sistema chiuso, o meglio la democrazia dell'algoritmo, è vera democrazia? Questa è la domanda. La dimostrazione, la risposta potrebbe venire proprio da questo sondaggio. Quando inizierò a vedere sopra quei tagliandini dei candidati 5 Stelle, posso dire che la democrazia dell'algoritmo può diventare democrazia vera. Te lo dimostra anche il fatto che a essere super votato in Abruzzo alle regionali è stato Pettinari, che tra i 5 Stelle è l'unica persona che è uscita fuori da quegli schemi virtuali, cioè lo trovi in giro per le strade, nei quartieri a rischio. Bene, allora sentiamo nell'ultimo giro i 3 candidati sottoposti al fuoco di fila delle tue domande, Lorenzo, anche perché loro adesso hanno una posizione curiosa, cioè quella di stare in testa ma di non aver vinto, devono difendere questo, intanto questo podio in qualche modo. Diamogli una chance che è importante, un solo argomento. Nel caso di Arbore Mascia mi sembra di essere Enzo Tortora e dire ma dove eravamo rimasti? Allora, una sola proposta: se lei dovesse diventare sindaco di Pescara, quale sarebbe la sua prima cosa? Io dico che i primi 100 giorni sono quelli in cui si dà subito il segno della fattività di un'amministrazione nuova. È difficile individuarne una sola, gliene dico 3 molto brevemente, come se fossero racchiuse soltanto in una. Il tema della sicurezza. Il tema della sicurezza è tema più importante. Ogni giorno le cronache, anche quelle di giorni scorsi, in maniera davvero preoccupante, sono piene di una situazione che ormai incalza tutta l'Italia e incalza anche il nostro territorio, fortunatamente in misura minore rispetto ad eventi che si verificano altrove, ma il problema della percezione della sicurezza dei cittadini è ciò di cui bisogna assolutamente occuparsi per entrare poi nelle dinamiche locali, intanto creando una maggiore e migliore interconnessione tra le forze di polizia, tra i rappresentanti anche delle istituzioni che rappresentano le forze dell'ordine, e soprattutto intervenendo come sindaco su quello speciale, straordinario corpo che è quello della Polizia Municipale, che oggi rischia tra pensionamenti, prepensionamenti e mancanza di concorsi che non hanno rinnovato il corpo di Polizia Municipale, di essere un po' sfiancato, di essere un po' stanco e non affiancato invece
alle altre esigenze e alle altre realtà che sono sul territorio e che si occupano di pubblica sicurezza. Accanto a questo, un intervento formidabile, fortissimo, che peraltro anche in questi anni si è portato avanti sul controllo del territorio attraverso la videosorveglianza. Seconda questione, strettamente legata a quella della sicurezza, è quella del degrado urbano. Dove c'è degrado c'è anche insicurezza. E degrado vuol dire mancanza di manutenzione, vuol dire mancanza di illuminazione. Io in questi anni ho visto il cattivo funzionamento anche degli impianti di illuminazione. Dove c'è mancanza di illuminazione, lì si annidano comunque i fenomeni criminosi o comunque aumenta la percezione dell'insicurezza. Terza questione è quella delle aree di risulta, su cui già c'è un lavoro in corso che va migliorato, però è stato avviato, ne do atto all'amministrazione uscente, perché poi non bisogna essere critici ad oltranza e non bisogna avere preconcetti, è stato fatto un lavoro, quel lavoro va portato avanti perché la città attende da troppi anni la soluzione su quei 13 ettari che sono decisivi anche per lo sviluppo della città e per un ritorno forte dell'economia cittadina e quindi dell'occupazione. La parola a Moreno di Pietrantonio. Ma c'è una strana abitudine, una consuetudine da parte di tutte le amministrazioni agli anni, cioè i lavori di manutenzione si fanno, guarda caso, verso la fine della legislatura, della consigliatura, gli ultimi 6 mesi, l'ultimo anno. Ecco, io proporrei un'inversione, appena entrano nei primi 100 giorni, mettere mano a tutto il degrado che c'è nella città, da subito, e non in prossimità della scadenza elettorale perché bisogna prendere voti, perché così hanno fatto tutti, invece farlo dall'inizio e dare veramente un segnale ai cittadini e alla città di voler intervenire. E questa è la prima cosa, quindi sul degrado, sulla manutenzione, sul verde, sulla pulizia, insomma su tutto ciò che riguarda il decoro della città, che è chiaramente legato poi a risanare i quartieri, risanare tutte le parti degradate, significa anche favorire la sicurezza, perché questo è fuori discussione. Poi dopo, come dicevo prima, una cosa che mi sta molto a cuore è mettere mano immediatamente a una risoluzione tra fiume e mare, quindi il porto, soprattutto che riguarda l'inquinamento, che deve essere debellato completamente. E poi il mio grande sogno che porto avanti da tanto tempo, quindi l'area di risulta che già è avviata, ma insomma la creazione di una infrastruttura importantissima nel centro Italia, che è Pescara, che ha una posizione geografica straordinaria ed è ambita da tutti gli eventi nazionali e internazionali, abbiamo bisogno di un grande pala eventi. Sono 15 anni che porto avanti questa cosa e devo dire che l'unico che addirittura mi chiamava la mattina per dirmi vai avanti con questa iniziativa era grande Tibboni, a 92 anni. Mi chiamava per dirmi vai avanti su questa proposta. Luigi sa benissimo che io la portavo avanti e lui, devo dire che in parte la condivideva, ma poi evidentemente non si è riuscito a fare. È importantissimo perché porta davvero, come dire, come indotto, sicuramente ricchezza. Perché sono tante, guardate, io ho fatto l'assessore ai grandi eventi e prima di me Carlo Masci. Sapete quante produzioni nazionali e internazionali chiamavano? Perché? Perché Pescara è una città importantissima, importantissima per i grandi eventi e noi non avevamo mai una struttura adeguata, soprattutto d'inverno, per poter ospitare grandi manifestazioni di ogni genere, perché non sono solo musicali, sportive, convegni, teatrali, insomma un po' di tutto. Io credo che questo sia un grande investimento utile non solo a Pescara, alla regione Abruzzo. E su questo sicuramente continuerò a lavorarci e a insistere da qualsiasi ruolo ricoperto. Fabrizio, si dice che per vincere le elezioni bisogna immaginare un sogno. Qual è l'idea che tu hai, la prima idea che faresti, che realizzeresti per la città di Pescara? La prima idea che realizzerei, ovviamente rifacendomi a tutti quanti i temi che hanno trattato i colleghi, perché ovviamente purtroppo Pescara ha toccato un punto bassissimo, forse il più basso della storia a livello di degrado urbano e di mancanza di manutenzione ordinaria, che è quello su cui io punterei immediatamente, concordo con il collega Moreno di Pietrantonio, ovviamente fondi permettendo, perché appena si entra in una nuova amministrazione bisogna vedere le casse
come sono state lasciate, su questo non ci piove, però se ci sono dei fondi, questo capitolo, la, no. No, no, ma non, non è polemica, la mia è veramente una constatazione, un discorso oggettivo, perché l'amministratore all'inizio deve vedere che cosa, quanti fondi ci sono a disposizione. La prima cosa credo che sarebbe la manutenzione ordinaria, ma su tutto, a tappeto, direi anche a cominciare dalle periferie, perché non meritano questo trattamento veramente indecoroso per tutti e soprattutto per chi ci abita. Poi per quanto riguarda il mio sogno, è quello che si possa tornare veramente a Pescara a fare il bagno come si faceva prima una volta, con un mare veramente pulito e con un fiume disinquinato. Non è un caso, parlando con i tantissimi balneatori, che gli ombrelloni e quindi anche le palme sono tutte quante locate, tutte. È solo che la gente non va al mare, la gente non va al mare, la gente non si ferma al bar, la gente non si ferma a consumare ai ristoranti e quindi non si crea, diciamo, quel movimento e quel circolo di denaro che crea ricchezza. E perché la gente non va al mare? Perché i cittadini pescaresi non vanno al mare? Non vanno al mare perché magari il sabato e la domenica, quelle poche ore che possono dedicare appena escono dal lavoro il pubblico dipendente o comunque il dipendente privato, non ci va perché non ha più neanche il gusto di andare a fare un bagno in mezzo al mare. E questo credo che non sia giusto per noi, non sia giusto per la visione che abbiamo di Pescara, che deve tornare a essere turistica come lo era una volta. E quindi, rispondendo alla sua domanda, credo che la prima cosa che mi viene in mente, oltre la manutenzione, è quella di tornare veramente a far ridere e sorridere Pescara e tutti i cittadini pescaresi per quanto riguarda la balneabilità del mare e quindi ovviamente per la fruibilità di questa grandissima risorsa che noi abbiamo e che oggi è sfruttata veramente molto poco. Allora, abbiamo meno di 5 minuti a disposizione prima di chiudere. Lorenzo, facciamo fare un ultimo telegramma a ciascuno proprio per una sorta di appello ai lettori, trattino ai lettori, affinché proseguano insomma a sostenere queste tre nomination. Masha, allora, quali sono le sue aspettative rispetto alla prosecuzione di questo sondaggio? Adesso le dispiacerebbe abbandonare questa pole position. Una buona partenza è utile, è utile in qualunque campo e in qualunque contesa. L'invito è quello di continuare su questa strada. Io mi aspetto anche qualche novità, mi aspetto che dopo questa trasmissione e dopo la risonanza che opportunamente viene data a questa vostra iniziativa, ci sia qualcuno che magari se ne accorge. Anche perché a questo punto un sondaggio avrebbe avuto. Mi sarei aspettato un Costantini magari un po' più avanti, quotato nelle classifiche. Ovviamente, come diceva bene Lorenzo, anche l'unica candidata vera in campo in questo momento, perché ha un indubbio vantaggio che è la candidata di 5 Stelle. Però. Quindi probabilmente forse dentro Forza Italia non c'è più bisogno di quel sondaggio di cui si parlava, anche perché il suo principale competitor non c'è più in qualche modo. Lei è proprio convinto, direttore, di questo? Io non lo so, ne sarei molto contento. Ma anche perché potrebbe esserci, insomma, da parte di Berlusconi la presa d'atto di questo risultato è un risultato di cui non può non tenersi conto. Però certamente ci sono magari anche altri strumenti demoscopici. Di Pietrantonio non si accontenta però del secondo posto in questi giorni che separano fino al 7 di aprile. Adesso si sente quasi già in campagna elettorale, no? Io mi sento soddisfatto di questo risultato e quindi non mi aspetto null'altro. Mi sento soddisfatto. Dovrei ribattezzare non Moreno ma Modesto di Pietrantonio. Mi sento soddisfatto di questo risultato, però come dicevo prima, insomma, i ragionamenti e le decisioni noi le prendiamo sul tavolo non tanto del PD, della coalizione, perché noi abbiamo questo atteggiamento, ripeto, di grande apertura e disponibilità in questa fase particolare storica, politica, di apertura. Ma il modello Legnini è un modello vincente? Il modello Legnini è un modello che ha dimostrato di poter far ripartire la macchina del centro-sinistra. Mi basta così, perché sennò parleresti per un'ora. L'ultima battuta, con l'impegno a rifarla anche tra 7 giorni qua, al terzo in classifica. A te. Ma io innanzitutto mi auguro che fra 7 giorni, diciamo, potrò essere ospite vostro,
per la seconda volta, vuol dire che evidentemente il consenso dei cittadini continua, la cosa non può che farmi piacere. Per il resto, veramente, come ho detto prima, io metto a disposizione della coalizione, fermo restando che questo è un risultato per me inaspettato, non lo pensavo, ma più che altro perché non ho mai spinto, lo dico molto, ma molto sinceramente. Poi, se dobbiamo giocare, a me piace giocare per vincere, voglio dire, quindi come in tutte le manifestazioni delle mie attività, voglio dire, quindi mi auguro, ecco, il prossimo venerdì di poterci riessere, magari restando in un'altra posizione delle tre, chissà. Ma perché no? Però ma, sì. Ma se non dovesse succedere, per l'amore di Dio, non è successo nulla. Vedi, Carmine, l'occasione che questo sondaggio dà, un'ora di trasmissione per raccontarsi, raccontare le proprie idee, i propri progetti, farlo domani anche sul giornale, perché certo, parleremo di questa trasmissione, racconteremo questa trasmissione, i contenuti. Chiunque può avere questa occasione, questa opportunità. E chissà che non sia di stimolo al quarto, al quinto, al sesto, esatto, per poterli scalzare in qualche modo. Come vedremo. No, noi dal canto nostro continueremo a seguire negli ultimi giorni con aggiornamenti pressoché quotidiani sui nostri telegiornali l'andamento di questa sfida. E ti lascio invece a te l'appello ai lettori trattino elettori del centro di Pescara per spiegare, per chi non lo sapesse, per chi si fosse messo in visione e ascolto soltanto adesso, come si vota e fino a quando si vota, Lorenzo? Vabbè, si vota fino al 7 aprile. Il modo di votare è molto semplice, basta tagliare il tagliando, mettere il nome e imbucarlo nelle edicole che troverete, l'elenco delle edicole che troverete proprio sul giornale, e c'è anche un'urna in redazione, ed è nella redazione centrale del centro alla fine della Tiburtina, poco prima dell'ingresso a Pescara, e a noi il compito di contare le schede. Vi assicuro che già questo primo conteggio è stato impegnativo, cioè non si è fatto in appena 1 o 2 ore, già questa prima levata di schede è stata consistente. Devo dire che nelle mie precedenti esperienze non ho mai visto una partenza così importante. E allora vi seguiremo fino al traguardo. Grazie. Grazie al quotidiano Il Centro, grazie ai tre in nomination. Grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito e che probabilmente vi siete incuriositi a questa iniziativa, che è un momento non soltanto, diciamo, di comunicazione giornalistica da parte del centro, da parte di Rete 8, da parte dei candidati stessi, ma è un momento anche di partecipazione attiva alla vita democratica. Noi cerchiamo di fare questo anche nel nostro piccolo. Grazie e arrivederci. Buonasera.